Dottoressa Franca Beneni, responsabile dell'Hospice Pediatrico di Padova, un'iniziativa benefica per i bambini da voi ricoverati che associa miele, quindi dolcezza, insomma, ai piccoli ammalati. Certo, noi abbiamo in carico dei bambini speciali, che sono quei bambini che hanno una diagnosi che non permette guarigione, ma che permette una vita anche molto lunga. E questa vita deve essere il più dolce possibile, focalizzata sulla qualità della vita. Per cui il fatto di associare questa iniziativa con le possibilità di aiutare questi bambini e famiglie, penso che sia molto centrata. Raffaele Cirone, presidente Apicoltori, cos'ha in comune il miele con i bambini nell'hospice? Ma noi come apicoltori abbiamo imparato ad essere all'interno della società con i più svariati meccanismi, con i più svariati ruoli. In questo caso ci rivolgiamo ai bambini, diamo loro certamente un'occasione di conoscere, come dire, un momento di dolcezza, ma anche di svagarsi, crescendo anche come conoscenze di quelli che sono i segreti della vita delle api, che è un mondo affascinante che l'apicoltore porta a casa del bambino, in questo caso malato. Ecco, nello specifico questa iniziativa in cosa consiste? Dare un sostegno di natura tangibile, concreta, finanziaria, facendo dei mercatini itineranti sul territorio cittadino e altre città del Veneto, proponendo ai consumatori il miele della solidarietà che poi va ad alimentare le attività dell'isola che c'è e dell'hospice pediatrico di questa vostra città. Parlava prima dei segreti delle api. Le api hanno un mondo affascinante che può anche insegnare all'uomo, insomma, la cooperazione e tutto. Ci svela qualche segreto, un segreto in particolare? Ma per esempio all'interno dell'alveare c'è una temperatura costante che è 37 gradi d'inverno, d'estate, nel deserto, nei posti più freddi del mondo. Come fanno? Le api sono un superorganismo e quindi lavorano, se fa troppo caldo, disperdendo goccioline d'acqua all'interno dell'arnia, se fa troppo freddo, mettendosi una vicino all'altra, iniziando a tremare e producendo calore.